Ciao a tutti, oggi iniziamo a studiare la circonferenza. In questa playlist andremo a vedere tutto quello che dovete sapere se avete un compito su questo argomento. Come sempre partiamo dalle basi. Vi ho fatto qui un piccolo riassunto perché dovete sapere che una circonferenza la posso trovare in due modi. Primo modo, devo applicare questa equazione dove ho il centro di coordinate alfa beta e il raggio r. Poi in un esercizio vediamo in pratica come si fa. Secondo modo, ho un'equazione di questo tipo, la riconosco perché i coefficienti di grado 2, ovvero x alla seconda e y alla seconda, sono 1. E data l'equazione di una circonferenza di questo tipo, per trovare il centro devo andare semplicemente a fare questa formulona qui. Ora partiamo con un esercizio facilissimo. Abbiamo il centro e il raggio, ci chiede di trovare l'equazione della circonferenza. Prima di tutto andiamo a disegnare la circonferenza nel piano cartesiano. Il centro ha coordinate 0, meno 2 e il raggio è 4. Se voi avete il quaderno a scacchetti basta contare 4 scacchetti verso l'alto, 4 scacchetti verso destra, 4 scacchetti verso il basso, 4 scacchetti verso sinistra. Dopodiché basta congiungere i 4 puntini, nord, sud, ovest, est. Io non sono Giotto, sicuramente voi la farete molto meglio. Graficamente per disegnare una circonferenza basta fare così. Ora dobbiamo andare a trovare l'equazione. Ovviamente abbiamo le coordinate del centro e il raggio, quindi basta applicare questa formula. Molto semplicemente basta sostituire al posto di alfa la coordinata x del centro, al posto di beta la coordinata y del centro. Chiaramente qui nella formula c'è y meno beta, quindi y meno meno 2, meno per meno più 2, e al posto di r 4. A questo punto andiamo a fare i calcoli. Qui 0 è come se non ci fosse, quindi x alla seconda. Questo è un quadrato di binomio. Se non vi ricordate questo prodotto andate a vedere la mia playlist sui prodotti notevoli. In pratica dobbiamo elevare il primo termine alla seconda più il secondo termine alla seconda, 4, più il doppio prodotto 2 per 2 per y. 4 alla seconda fa 16, lo porto al secondo membro cambiando di segno. Basta sommare i monomi simili, più 4 meno 16 fa meno 12. Abbiamo ottenuto l'equazione della circonferenza. Come vi dicevo, tutte le circonferenze hanno un'equazione in cui i coefficienti di x alla seconda e y alla seconda sono sempre 1. Ora andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Invece di darvi centro e raggio e trovare la circonferenza in questo modo, vi darò la circonferenza e dobbiamo trovare centro e raggio. Abbiamo quindi un'equazione di questo tipo, esattamente nella forma che vi ho mostrato qua. Per trovare le coordinate del centro è molto semplice. La x devo prendere a, cambiare di segno e dividere per 2. Quindi a da me è meno 6, quindi cambio di segno, più 6, diviso 2, 3. Stessa cosa con la y del centro, devo prendere b, cambiare di segno e dividere per 2, quindi meno 8, cambio di segno, 8, divido per 2, 4. Una volta che ho trovato le coordinate del centro, per trovare il raggio è molto semplice. Questa formulona qui, che sembra una schifezza, in realtà si traduce così. Devo elevare questo alla seconda, 3 alla seconda, 9, più elevo questo alla seconda, 4 alla seconda, 16, meno, qui c'è scritto c, da me c vale meno 11, quindi meno per meno più 11. 9 più 16 più 11 fa 36, la radice 6. Quindi abbiamo ottenuto una circonferenza di centro 3, 4 e raggio 6. Andiamo a disegnarla. Siccome il raggio è molto grande, prendiamo in considerazione una scala piccolina, quindi il centro 3 la x, 4 la y e qui. Il raggio 6, quindi andiamo a considerare 6 scacchetti a destra, a sinistra, in alto e in basso. Chiaramente verrebbe una circonferenza molto più grossa, io l'ho ridotta un po', quello che mi interessa è farvi capire il metodo per disegnarla, poi voi chiaramente siete Giotto, nel vostro quaderno con gli scacchetti farete una figura molto più bella della mia. E questo è il secondo esercizio. Prima di lasciarvi ve ne mostro un altro, perché molto spesso nei compiti in classe vi vengono posti degli esercizi tranello, come per esempio questo. Vi viene data una
un'equazione di questo tipo. E come prima vi chiedo di trovare le coordinate del centro e del raggio. Andiamo ad applicare la formula. Per la x del centro devo andare a prendere a, che è meno 1, cambiare di segno, quindi più 1, e dividere per 2, un mezzo. Per la coordinata y del centro devo prendere b, quello che è in giallo, quindi 2, cambiare di segno, meno 2, e dividere per 2, quindi meno 1. Bene, e così ho trovato il centro. Andiamo a trovare il raggio. Abbiamo detto che devo elevare questo alla seconda, quindi un quarto, più questo alla seconda, 1, anche se segno meno, i primi due termini devono sempre avere segno più, quindi non state a perdere tempo, scrivete direttamente più. L'ultimo termine è meno c, da noi c vale più 8, quindi col meno della formula meno 8. Ora facciamo l'MCM qua, che è 4, quindi 4 diviso 4, 1. Qui ho più 1 meno 8 che fa meno 7, moltiplicato per 4 fa meno 28. Al numeratore mi rendo conto che ho un numero negativo. Siccome sotto una radice io non posso mai avere il radicando, cioè il numero negativo, deduco che questa non è una circonferenza e dovete scriverlo. Quindi non siete voi che avete sbagliato a fare i calcoli. Se siete stati attenti e bravi nei segni, nel momento in cui vi rendete conto che il raggio vi viene una radice di un numero negativo, scrivete non è una circonferenza. In questo modo non cascate nel trabocchetto dell'insegnante. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi. Trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.